Dedicata la giornata alle miniere o ai siti minerali. Da Roma ci hanno scritto, noi nella nostra povertà, nella nostra pochezza, abbiamo aperto per 2 ore il sito di Cormignano. È venuto qualcuno, ma l'importante è che l'abbia fatto l'apertura. Ma soprattutto il secondo motivo è che Catinardi è arrivato il giorno 26 di questo mese a Roma. Perché Catinardi? Catinardi ha trovato a Passager de Mariana, per puro caso, diciamo, fortuito, un nostro cittadino cesenate, Zavalloni Gianfranco. Alcuni di voi lo conoscono, è direttore didattico a Sogliano e attualmente, dal mese di settembre di anno scorso, 2008, è addetto culturale al Consolato di Belo Horizonte in Brasile e logicamente è esperto ed è appassionato di burattini, di marionette, ha trovato per caso il teatro delle marionette di Catinardi. Parlando è venuto fuori che è di origine italiana, Nardi è un cognome nostro, italiano, e il nonno partì nel 1923, mi sembra, dalle Marche e andò in Argentina, dove appunto è morto, poi là è nato il babbo di Catin. Catin è nato mi sa da fe, io sono del 1966. 1966, 1966, e poi si è trasferito in Brasile, dove lui faceva, diciamo, tra virgolette, il mestiere di attore, ma dalla mamma ieri sera, che eravamo a cena assieme, ci ha raccontato perché questa passione per le marionette. La mamma faceva la pasticcera e guarniva i dolci, le torte, eccetera, lui ha imparato dalla mamma tutta quest'arte del ricamo e si costruisse le marionette da sé, lavorando un materiale chimico, sì. Sembra vero, chimico, è di legno. È una storia bellissima perché per la prima volta lui viene in Italia, suo babbo non è mai venuto, sua nonna non è mai venuta perché si sono persi, come succedeva nella maggioranza delle persone che emigravano alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Catin ha trovato, attraverso Zavalloni Gianfranco, il paese dove ci sono ancora dei parenti. E Catin credeva che il suo paese d'origine fosse Francavilla d'Avila. Invece è Francavilla d'Ede, è riuscito a correggere, a trovare tutto Zavalloni Gianfranco. Lui la chiama zia nonna, che è la sorella del nonno, che è ancora viva, 98 anni, che ha riabbracciato. Infatti c'è forte emozione oggi, cioè, abbiamo questo nostro grande marionettista attore che è qui con noi, viene dalla zona delle miniere dove i nostri emigranti partirono alla fine dell'Ottocento. Quindi c'è un anello che ci congiunge e ci ha portato dal sindaco di Mariana, dalla città dove lui abita, dove c'erano le miniere, un dono, un messaggio per il sindaco Conti della Stagiolena, e quindi questo incontro credo che sia importante, indipendente come è venuto molto in fretta, non siamo riusciti a pubblicizzare, abbiamo passato parola tramite internet, però siamo contenti di averlo con noi. Quindi adesso ci sarà lo scambio tra il nostro sindaco e Catin, Catinari, lo chiamiamo Catin, un amico ormai, il nostro, lo annoveriamo fra di noi. E poi ci sarà lo spettacolo delle marionette. È un grandissimo artista. Abbiamo anche Valdo, un altro nostro amico, anche lui brasiliano, quindi sempre qualche parola che possiamo comprendere, parla già bene in italiano. Pochi giorni sta già parlando e si fa capire. Però c'è Valdo, e lui invece è proprio un cesenate, quindi ci farà la traduzione. Allora la parola al sindaco prima. Molto rapide. Devo dire che per me è stata una grande sorpresa questa scoperta, ma devo dire che da quando c'è la società di studi minerari qui a Moreno e pure la parte di Cormignano, la storia, le vicende dell'archeologia industriale, queste storie sono fiorite di anno in anno, abbiamo ritrovato tanti personaggi che erano scomparsi dall'Italia alla fine dell'Ottocento, nei primi decenni del Novecento. Sono andati attraverso Genova, attraverso Napoli, nelle lontane Americhe, ma spesso erano le Americhe, non si sapeva se era la Canada, gli Stati Uniti, oppure l'America del Sud, l'Argentina, il Brasile. E però questi personaggi sono tornati, ci hanno raccontato
teatro delle marionette, perché sono storie quasi incredibili, si potrebbe costruire un film o tante vicende di un bel libro. E però sono storie vere, sono storie che raccontano la vita dei tanti minatori, spesso erano minatori, minieri che chiudevano per le crisi, in Romagna, nelle Marche, e partivano per avere da mangiare, per amare la famiglia, per dare un futuro ai propri figli. E così fortunatamente è avvenuto. Io sono stato qualche anno fa in Argentina, anche lì ho incontrato un comune amico che poi è tornato, e in Brasile è avvenuto altrettanto. È molto bello vedere in questi paesi tanti italiani che magari hanno perso la lingua italiana, che non hanno perduto l'intelligenza, la creatività, l'amore per l'arte, la cultura, il Cato Nardi credo che stasera potrà rappresentare bene. Mi fa piacere che questo avvenga proprio qui, a Borello, in questo teatrino, alle pendici del nostro futuro museo, che intanto diventa più grande. Abbiamo ormai più di 100 ettari di un'area che si è rinaturalizzata. Beh, insomma, intanto però Scalotti e tutti gli amici della società vanno avanti in questa ricerca storica, che prima era sui documenti, adesso è la ricerca proprio di personaggi che attraverso internet, attraverso comuni amici, ritornano nella propria terra. Io ringrazio molto Don Cardin, ringrazio i bambini perché loro saranno i testimoni dell'arte, anzi chiedo scusa a loro se abbiamo fatto un po' troppi discorsi per i grandi, ma ne valeva la pena. Grazie. Eu quero pedir aplauso para ler uma carta de apresentação do prefeito de Mariana, que é enviado para você. Lui chiede una lettera, una lettera di rappresentazione del prefetto, dal sindaco della città di Mariana verso il sindaco della città di Mariana, dice prima. È la presentazione di Rosnardi e Catinaggio, secondo me, e l'interesse proprio l'onore di presentare all'eccellenza il signor sindaco è proprio questo incontro, un momento artistico, culturale, nell'incontro proprio di questa catenanza tra i brasiliani e gli italiani che rappresenta questo momento. E per dirla tutta, non avere tutto, ma faccio la sintesi, che dallo Stato di Minas Gerais, dove da 111 anni questo comune di Mariana, dove c'è una grande radice di cittadini italiani che hanno lasciato lì la cultura, hanno lasciato il segno immortale in quella regione che noi vediamo già la sua persona, questo segno portiamo proprio al signor sindaco di Giordano Conti e a tutte le rappresentanti, proprio questo saluto e l'onore di un giorno ospitare proprio nella nostra città lei e la sua famiglia per una bella visita culturale della nazione di Brasile. Il sindaco Roque José de Oliveira Camelo, che manda questo saluto insieme a sua famiglia. E noi ci facciamo sensibile questo convite a non solamente il sindaco, ma a tutta la nazione. Lui è inglese, questo invito, non soltanto al sindaco Giordano, di Giordano, di coloro che vorrebbero e che vogliono andare a provare una terra meravigliosa come questo è un catalogo culturale. Questo è il catalogo culturale della città di Mariana, per esempio 11 anni. Questo è un documento storico. C'è una documentazione storica della città di Mariana. Questo è un documento também storico e una piccola pesquisa sobre a mina di passaggio di Mariana. Un altro documento storico e anche una ricerca sulla mina del passaggio di Mariana, dove sono arrivati i nostri italiani nel 1700. Bene, io volevo lasciare naturalmente a Cati una targa, il ricordo della nostra città, di questa terra, e credo che dico valga anche per l'inizio della tua città, sì, per il prefetto, sicuramente noi siamo qua, noi continueremo a lavorare con questa società, c'è un grande interesse, come sappiamo, per i temi dell'archeologia
industriale, ma soprattutto su queste storie di uomini italiani che sono in Italia, ma ce ne sono tanti anche là, forse sono di più, ricordiamoci che ormai sono di più gli italiani che sono emigrati all'estero di quelli che si siedono in Italia, alcuni un secolo fa, altri ancora 20-30 anni fa. Io lascio questa targa dove c'è l'immagine di quella che è, diciamo, il capolavoro della nostra città, la Biblioteca Malatestiana, Memoria del Mondo dell'UNESCO, e quindi spero che possiate un giorno incontrarci e incontrarvi con questa meraviglia del Rinascimento. Io non so come agradecere. Cioè, non so come ringraziare. Io non speravo che c'era una cosa così meravigliosa. Naturalmente risponderò al sindaco, perché la lettera la tengo, invece i volumi e la ricerca io li lascio alla società di studi minerari di cui sono parte, quindi... È un dei 5 spettacoli da mia autoria, della mia compagnia di teatro di marionettas. Non è un spettacolo specificamente che conta una storia, ma sì una sequenza di sketch di musica e numeri di circo. È una sequenza di musica del circo, non soltanto un racconto delle storie. E nós temos outro espetáculo que se chama A História de Uma Jornada de Pepino. Sim, abbiamo tanti altri spettacoli, come per esempio La Giornata di Pepino, que é a história de um imigrante italiano. É uma história de um imigrante italiano que habita nel campo. Que habita nel campo. E recria toda a história e a cultura italiana do Sud América. La storia e la cultura italiana sulla prossima volta ci presenterà. La prossima volta. Lo spettacolo che vocês vão ver, le marionetas, sono create, costruite, dirigite e interpretate por me. Lo spettacolo che state per vedere sono le marionette costruite, create e dirette da me. Grazie.